appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo... Morata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a quel fine. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Alessio Romagnoli. Che sì. Tocco morbido. Brahim Diaz. Calabria. Samu Kassieko. Numero. Morata, opportunità. Tocco morbido. Morata. Qui cerca la tiro. C'è il gol della Juve. Fantastico. Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Marcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Il Milan cerca spazio per affondare. Samu Kassieko. Bernardeschi, di forza. Palla in avanti, verso il compagno. E trova il compagno. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Calabria. Brahim Diaz. C'è Giroud. Rebic. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Bernardeschi scodella in avanti. Cerca la profondità. Vediamo se può capitalizzare. Prova il prossimo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Bernardeschi la gioca corta. Ecco Bernardeschi. Pericolo, può provare. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Thank you.
la Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Giroud, Brahim Diaz, Samu Castillejo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Intervento goffo. Hernandez. Ken. Prova il filtrante. Brahim Diaz. Che sì. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Rebic. Hernandez. Ha spazio per affondare. Deve buttare dentro un cross. Rebic. Qui deve tirare. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità. Iniziano i secondi 45 minuti. Che sì. Diaz. Hernandez. Rebic. Prova la giocata di Fino. Che sì. Donali. Che sì. Che sì. Allarga il gioco sulle fasce. Rebic riceve in posizione interessante. Cross verso il centro dell'area. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Grande movimento nello spazio. Cross a centro. Bello intervento difensivo. Lungo passaggio in avanti. La mette in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Il Milan ha un piano di gioco tutto sommato elementare. Sì, Fabio, semplice ma efficace. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare il cross è sempre una buona idea. Quadrado. Qualificazione sembra in cassaforte, è probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. C'è la palla lunga, in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Samu Castillejo. Brahim Diaz. Lotta, perde l'equilibrio. Bernardeschi oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Quadrado prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Romagnoli la fa sua. Che sì. Decidono di giocarla all'indietro. Fa avanzare la manovra. E la palla viene respinta. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Il Milan, calcio di punizione.
E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Pallone lungo, in verticale. Passaggio sulla destra. Florenzi riconquista la palla. Hernandez. Rebic. Può crossare. Traversone verso... C'è il colpo di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare passare con tanta facilità. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Sì. Rebic. Non restano che 10 minuti da giocare. C'è Giroud. Florenzi. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Evita ogni pericolo per il momento. Bonali. Tempo dalla sua parte, può difendere comodamente i due gol di vantaggio. Che sì, la mette sulla sinistra. Ottimo dribbling. Colpisce. Sceglie di battere corto. Cross di Florenzi. Palla intercettata. Locatelli. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non c'è più tempo. È stata una grande prestazione, l'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive, anche se c'è qualcosa ancora da sistemare. La vittoria però li premia. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata? Questo è il classico esempio di partita vinta perché...